Buongiorno cittadini di San Severo, siamo qui per denunciare questa situazione di degrado che vive San Severo nelle periferie cittadine e nelle strade di campagna. L'amministrazione ha fatto un pessimo lavoro sotto il profilo dell'ambiente e del servizio di igiene urbana. Oggi ci troviamo qui a parlare di questa problematica. L'anno ormai concluso vede San Severo con una percentuale di raccolta differenziata pari al 53%, percentuale che rispetto al 2013 è scesa di 5 punti percentuali. A differenza di tutti gli altri comuni della Puglia e d'Italia, siamo in controtendenza. Tutti aumentano le raccolte differenziate, i servizi, San Severo gli peggiora. 5 anni fa San Severo era tra i primi comuni pugliesi e i comuni che affiancavano San Severo nelle alte percentuali di raccolta differenziata oggi hanno superato addirittura il 70%. Invece i comuni che oggi sono in graduatoria, così come San Severo, 5 anni fa erano al 10-20%, ancora non iniziavano questo processo di educazione ambientale. Siamo qui anche per denunciare altre cose. La Regione Puglia aveva messo a disposizione un fondo di 8 milioni e mezzo di euro e a dicembre 2016 si chiudeva il termine per la presentazione delle domande di finanziamento. Il Comune di San Severo non ha fatto richiesta di finanziamento, motivo per cui non ha ottenuto neanche un euro. Comuni della grandezza di San Severo, ad esempio Trani, 1 milione e 100 mila euro ottenuti, Manfredonia 521.000 euro, Cerignola 818.000 euro, San Severo, lo ribadisco, zero. A San Severo purtroppo questa amministrazione dà poca importanza alle tematiche ambientali, dà poca importanza e poca attenzione al servizio di igiene urbana. Salve.